Oggi vi portiamo con noi a fare un giro all'interno del Museo Tecnico Navale di La Spezia. Andiamo a vedere quali tesori conserva. Questa, che vedete, è la rappresentazione della Dante Alighieri. È praticamente una corazzata dell'inizio del Novecento, prima delle prime monocalibro italiane. Cioè queste tre torrette qua avevano calibri uguali. È solo l'artiglieria secondaria che, mentre un tempo avevano calibri diversi, non avevano uniformità. Questa è la corazzata, vuol dire che era tutte le parti della nave avevano una corazza più spessa del normale. Questo ad esempio è l'esempio di un vascello, no? Cioè sarebbero state le navi da guerra del tempo, questo è l'esempio del 700, dove ci sono più ponti e un numero di cannoni abbastanza consistente. Lo stesso si ripeteva all'altra parte. Cosa vuol dire? Che contrariamente a oggi che ci sono le torri girevoli, a quei tempi davi una bordata da questa parte e poi, se volevi, in attesa di ricarica, se riuscivi a girarti, riuscivi a dare una bordata con l'altra parte. Cosa non facile, che dovevano fare marinai esperti. Ad esempio, nel tempo di ricarica dei cannoni, i massimi esperti erano gli inglesi, che riuscivano a sparare due colpi contro uno dei francesi. In epoca napoleonica loro nelle battaglie avevano questo grosso vantaggio, il loro addestramento era tale che ogni colpo dei francesi ne sparavano due, quindi era come avere il doppio dei cannoni. Ecco, questa che viene classificata come galeazza veneziana in realtà non è propriamente una galeazza, perché le galeazze avevano una sistemazione dei cannoni come abbiamo visto prima già. L'unica differenza è che mentre il vascello che abbiamo visto prima si muoveva a vela, queste si muovevano a remi, le galeazze dovevano essere trainate sul posto di combattimento da altre galee. La galeazza è stata fondamentale per la vittoria a Lepanto della flotta cristiana. Questa è una torpedine semovente, praticamente sarebbe l'antenata, uno dei primi esempi di quello che poi sarebbero diventati i siluri a lenta corsa. In gergo venivano chiamati maiali. Questi qui venivano guidati da due o tre incursori, fatti entrare nei porti. Davanti poi c'era questa parte qua, che era quella piena di esplosivo, che veniva sganciata e attaccata, era magnetica, attaccata agli scafi delle navi che a quei tempi erano in ferro. E per questo venivano chiamate le migliatte. E questo qui poi dopo un certo periodo veniva regolato e dice, si vede il sistema di regolazione dello scoppio, i cursori cercavano di allontanarsi e la cosa esplodeva. La differenza tra i maiali è che i maiali andavano in immersione, questa invece rimaneva semisommersa, perché l'equipaggio non aveva sistemi subacquei, respiratori, cose di questo tipo, quindi la guidavano, non aveva sistemi direzionali, la dovevano guidare loro facendo freno col corpo, muovendosi, eccetera. E con questo, ad esempio, hanno distrutto la Virius Unitis, che era una corazzata importante dell'impero austro-ungarico. Ecco, qui siamo praticamente nel massimo, nel top, diciamo, della gloria della nostra marina, settore dove eravamo all'avanguardia. Questo è un cosiddetto siluro lenta corsa, chiamato di solito maiale, che è l'evoluzione della torpedine che abbiamo visto prima. Qui siamo già su una tecnologia molto avanzata per l'epoca. Potete vedere, c'è un'elica, ci sono i timoni, timone per poterla guidare. Vedete, questa andava, c'erano questi motori che di solito erano ad aria compressa o elettrici, un secondo. Qui davanti abbiamo invece la parte come là che veniva, qui siamo molto più moderni, che veniva sganciata e agganciata alle navi, regolato il tempo, eccetera, poi a un certo punto avveniva l'esplosione. Questo sistema, diciamo, i nostri cursori avevano raggiunto veramente delle capacità di assoluta eccellenza, tant'è vero che gli inglesi, a parte i danni che subirono,
tipo ad Alessandria d'Egitto, dove affondavano dei navigli importantissimi, corazzati, eccetera. Ma avevano un terrore pazzo di questi uscivano da un sommergibile e andavano, depositavano e si ritornavano. Ecco, questi sono praticamente i due incursori, come erano messi, no? Allora, voi dovete notare una cosa. Allora, intanto questi navigavano al buio, sott'acqua, in posti che non conoscevano, con tutto sopra una flotta agguerrita, armata, con bombe di profondità, con tutti i sistemi di illuminazione, eccetera. Quindi già essere soli in mezzo a delle acque scure, nere, non sapere dove sei, eccetera, già lì ci voleva una padronanza dei nervi enorme. Ma se voi vedete poi, se vedete quella sacca lì sul petto, quello praticamente è un respiratore a circuito chiuso. Perché a circuito chiuso? Perché non doveva far salire le bolle della respirazione come fanno un sistema normale di quando si va sott'acqua, il sobbozzatore manda su delle bolle d'aria. Le bolle d'aria avrebbero rivelato la presenza di personale messo in allarme, quindi dopo un po' sarebbero arrivate bombe di profondità che avrebbero fatto fuori. E questo invece era a circuito chiuso. Una delle caratteristiche che avevano questi respiratori era che si respirava, vedete, solo ossigeno puro. Respirando ossigeno puro dopo un certo periodo, praticamente i polmoni venivano compromessi. Infatti molti incursori hanno avuto problemi polmonari, eccetera, addirittura sembra durante la pena, addirittura senza un polmone, perché l'hanno dovuto togliere, eccetera. Quindi causavano anche dei danni gravissimi. Quando poi, considerate un'altra cosa, quando tu arrivavi, mettevi questo, poi dovevi tornare indietro, sempre col solito mezzo, ammesso che te ne dessero la possibilità, perché di solito in qualche maniera scattavano gli allarmi e di solito gli incursori venivano anche catturati. In questo caso, ad esempio, ad Alessandria furono portati sulle navi principali e messi sotto coperta per fare in modo che confessassero dove erano quali erano le navi minate, cosa che non fecero assolutamente. Allora, questa che vedete è la corazzata, è il modellino della corazzata Roma. La corazzata Roma ebbe un triste destino. Cioè, era una delle corazzate, forse la corazzata più moderna che avevamo in Italia. E praticamente dopo l'8 settembre del 43, ubbidendo all'ordine di consegnarsi ai porti alleati, questa abbandonò e sta navigando verso il primo porto utile alleato. All'altezza della Sardegna venne attaccata dai cacciabombardieri tedeschi e venne affondata. Una delle prime bombe guidate, quelle che oggi chiamiamo bombe intelligenti, quei tempi erano un pochino intelligenti, la colpì in pieno e la fece affondare insieme al suo comandante e a numerosissimi membri dell'equipaggio. Il comandante rifiutò di abbandonare la nave, come tradizione. Questo è un pezzo del sommergibile Shire, che fu affondato dagli inglesi davanti alle coste della Palestina. È inutile ricordare cos'era lo Shire, che fu anche quella una delle pagine più tristi e gloriose della nostra marina. Invece è un mezzo antisommergibile, un bus chiamato impropriamente, erano praticamente dei mezzi antisalti, erano dei motoscafi, delle moto siluranti, dei motoscafi che erano in grado di lanciare siluri. Questi mezzi velocissimi, molto manovrabili e difficili anche da colpire da parte dell'avversario, erano anche questi un po' il terrore del naviglio importante degli avversari, degli inglesi, soprattutto nel Mediterraneo. Questo è esempio un barchino esplosivo che veniva lanciato, veniva guidato contro le navi e all'ultimo momento l'incursore si gettava in acqua sperando che in qualche modo lo salvasse. E questi anche questi crearono parecchi problemi agli avversari. Cos'è questo? Questo è il bossolo di un cannone da ballo. Ma è vuoto. Adesso è vuoto, qui c'era dentro la carica di lancio, l'innesco e c'era poi la granata, quella che partiva. Questa è la cartuccia, come quelle che lasciano in terra i cacciatori dei campi. Questo era un cannone probabilmente intorno ai 380 di diametro, abbastanza grosso. Che praticamente sono siluri, cioè sono dei mezzi che venivano lanciati o da lanciasiluri delle navi o dai lanciasiluri dei sommergibili.
soprattutto dai sommergibili, che andavano a colpire le navi. Di solito i sommergibili si appostavano poi quando veniva a passare la nave di traverso, loro sparavano in maniera perpendicolare. La nave aveva un bersaglio molto più grande, non sparavano di prua quando la nave veniva contro, se non alla disperata. E di conseguenza bastava uno o due siluri che colpissero la nave affondava. Non c'erano possibilità di salvezza, rarissime. Questo è un settore, è quello dei palombari, dove la nostra marina raggiunse dei gradi di efficienza elevatissimi ancora oggi. Come nei sommergibili, dove noi ad esempio entriamo in guerra con la flotta migliore di sommergibili, migliore dei tedeschi, migliore degli inglesi, noi in questo settore abbiamo sempre avuto una situazione di eccellenza. Basti dire una cosa, tra le due guerre un sottomarino inglese rimase praticamente sul fondo a poche decine di metri dalla superficie e non riuscirono a salvarli. In quei periodi i nostri sommergibilisti erano già in grado tranquillamente da uscire da un sommergibile in immersione senza problemi, per dire quanto eravamo assolutamente avanzati noi rispetto. I primi ad esempio ad utilizzare i siluri lanciati dagli aerei, primi a fare in modo che quando colpivano l'acqua non esplodessero, sono stati noi. Poi noi li abbiamo abbandonati, li hanno utilizzati gli inglesi e a Taranto ci hanno fatto vedere a cosa servivano. Qui abbiamo alcuni esempi di artiglierie ormai antiquate, chiaramente. Questo è interessantissimo, un mortaio Caron. Questo era il tipo di palla che lanciava. E questo lanciava a un tiro molto curvo, perché il mortaio ha un tiro molto curvo. Questo invece è il tipo spingardo. Questi sono vari esempi di cannoni. Questo è sempre il mortaio. E abbiamo una serie di armi da fuoco che più o meno sono di epoca fine 800, inizio del 900. Questa ad esempio è la mitragliatrice Breda, la nostra mitragliatrice pesante, quelle che chiamano le pesanti. Erano armi costruite molto bene, ma che avevano un sacco di problemi di alimentazione. Questa è la mitragliatrice tipo elettrico, cioè cade rotanti, veniva fatta rotare dalla manovella. Qui c'erano i proiettili che cadevano giù da una carica, cioè, era già, questi diciamo, iniziarono subito dopo la metà dell'Ottocento, le prime Gatling arrivarono negli anni 60 dell'Ottocento e iniziarono a creare veramente delle carneficine sui campi di battaglia. Questo è il carrone contraereo da 65-64. Cosa vuol dire 65? 65 è il calibro, quindi il buco in millimetri, quindi 6 centimetri e mezzo, e 64 è il numero di calibri che misura la canna. Quindi questa canna misura 65 mm per 64 volte. Questo era un contraereo sulle navi per difendersi dagli aerei. Questo mortaio che serviva in questo caso al battaglione San Marco, con le truppe da sbarco. È un'arma prettamente terrestre, ecco perché viene buttata sulla terra. Quindi veniva caricata, regolata e andava. Questo invece è il cannoncino da 20 mm, in questo caso un Breda. In questo caso in funzione contraerea, però veniva usato anche su mezzi terrestri, tipo autoblindo, carri armati, anche come mezzo controcarri, ma in realtà contro carri armato non faceva più niente, serviva magari contro un blindato leggero, comunque, però era molto efficace ancora come contraerea, quello rimasto per tutta la seconda guerra mondiale, il 20 mm efficacissimo. Parlando di Maxim, ecco, questa è proprio una Maxim. La prima mitragliatrice veramente moderna, veramente efficace, praticamente ha trasformato i campi di battaglia in dei carnai, praticamente. E
tecniche erano tecniche non ancora adeguate, non si era ancora capito la potenza della mitragliatrice, del filo sfilato, di altri armamenti, quindi si adottavano tecniche che non erano comunque quelle ancora di tipo napoleonico. Questa è la mitragliera minata da 37 mm, in realtà sono due cannoncini, questi qui hanno funzione soprattutto contraerea. Erano molto efficaci per la difesa contraerea. Allora, ritorniamoci meglio storico molto importante. Questo è un pezzo dello Shiré, recuperato dal nostro sommergibile Shiré, che abbiamo detto affondato davanti alla Palestina, eccetera. Questo era il contenitore dove c'era dentro il siluro a lenta corsa, il maiale, che veniva tirato fuori e messo in acqua da questo qua.